professor Monti ci parlerà del ruolo degli ingegneri nell'ambito della cyber security, mentre il dottor Chiccarelli ci parlerà dell'evoluzione del mercato della cyber security. Io gli lascio la parola e buon divertimento. Grazie. Intanto avvocato, mentre tu cominci a parlare, noi ti prepariamo la console di lavoro, perché con il Mac adeguiamo la visualizzazione. Mi posso anche spostare di là, tanto devono vedere le slide, non la mia brutta faccia. No, assolutamente, adesso prepariamo, nel frattempo fatti un'introduzione, no? Perché ti abbiamo fatto una prefazione, una bella presentazione, allora, adesso presentati tu. In realtà era la prima slide, comunque il tema che mi è stato assegnato, buongiorno a tutti innanzitutto, okay. Grazie per aver avuto la pazienza di arrivare a quest'ora del giorno. Sentire parlare di legge prima di pranzo è una cosa che non si augura nemmeno al proprio peggior nemico. In ogni caso spero che abbiate abbastanza pezzi di scotch per tenere le palpebre o altri sistemi, insomma, per evitare la caduta nello stato catatonico. No, cercherò di fare insomma qualcosa per evitarvi questo abbiocco. Il tema che mi è stato assegnato è cosa possono fare gli ingegneri per la cyber security. La risposta è nulla, grazie, arrivederci. Al di là della battuta, il tema è serio, perché come vedrete poi nella relazione di Stefano Chiccarelli sui modelli di business, sui modelli commerciali, vediamo se parte. Scusate un attimo, questa roba ha la straordinaria capacità di non funzionare quando serve. Monitor. No, questo. Non rivedo il monitor. Ce l'abbiamo fatta. Allora, questo affare, cioè, ho parlato troppo presto. Innanzitutto chi sono? Questa slide contiene una parte delle cose che ho fatto in questi anni. Ho scritto un po' di libri, l'ultimo è quello che vedete più in grande, National Security in the New World Order, che presenteremo domani mattina. Sono tuttora il presidente della più antica ONG al di fuori degli Stati Uniti ad occuparsi di diritti legati alla comunicazione elettronica. Siamo nati nel 1995, quando di questi argomenti parlavamo in quattro letteralmente, e non c'era tutta la monta che abbiamo oggi sulla privacy, su questi altri discorsi. Rapidamente, sono il consulente giuridico dell'Associazione Italiana Internet Provider, che rappresento anche nell'ambito dell'Associazione Europea. Insegno all'Università d'Annunzio Digital Law, fino a quest'anno sono stato anche professore incaricato di diritto dell'ordine e della sicurezza pubblica, e come giornalista ho pubblicato su svariate testate, fra le quali, come vedete, Wired, Formiche. Su PC professionale ho la più antica rivista, la più antica rubrica che parla di diritto e tecnologia in Italia, credo abbia superato i 20 anni di pubblicazione costante. Basta con le presentazioni, veniamo al punto. È necessario fare innanzitutto una premessa: oggi non parliamo di GDPR,
parliamo di altre cose probabilmente più interessanti, più concrete, più legate al tema della cyber security. Però per poter affrontare questo argomento dobbiamo necessariamente puntualizzare alcuni aspetti. Il primo, l'uso del termine cyber security. Cyber security in realtà non significa assolutamente nulla. Da un punto di vista tecnico, e da ingegneri immagino l'avrete studiato all'università, la cibernetica studia l'interazione fra uomo e macchina. È una disciplina che risale nella sua origine al 1948 agli studi di Norbert Wiener, il matematico austriaco naturalizzato statunitense, che si pose il problema dello studio dell'interazione, quindi del meccanismo di feedback fra uomo appunto e macchina. E questo lavoro è un lavoro, se questo libro di cui vedete la copertina è quello che sta alla base poi di tutta l'evoluzione o l'involuzione della cosiddetta intelligenza artificiale. Un'altra cosa importante da sapere è there is no such thing as cyberspace. Quando parliamo di cyberspazio, di spazio virtuale, e purtroppo lo facciamo anche in termini normativi, saprete che a dicembre del 2019, a novembre del 2019 è stato emanato un decreto legge sul perimetro cibernetico di sicurezza nazionale, stiamo parlando di una invenzione fantascientifica, letteralmente, perché il termine cyberspazio è stato inventato nel 1984 da uno scrittore texano, famoso esponente famosissimo della letteratura del genere cyberpunk, William Gibson, che nel suo romanzo Neuromancer inventò letteralmente questa parola, questo concetto. C'è una intervista rilasciata pochi anni fa alla New York Public Library nella quale Gibson dice, senza mezzi termini, peraltro all'epoca non sapeva nemmeno usare un computer, quando guardavo questa parola scritta con una matita rossa su un foglio di carta giallo, ero deliziato dal fatto che non significasse assolutamente nulla. Il punto qual è? È che nella definizione delle scelte politiche e quindi nella loro traduzione in atti normativi, che sono quelli che poi da ingegneri necessariamente prendere in considerazione, c'è una migrazione costante della fantascienza nella gazzetta ufficiale. L'ultima cosa la vedete con questa folle risoluzione del Parlamento europeo che ha cominciato a parlare delle applicazioni delle leggi di Asimov alla progettazione di robot e di sistemi automatizzati. Capite bene da ingegneri che la fantascienza è una bella cosa, ma tradurre concetti letterari in leggi che poi devono tradursi in requisiti di progettazione è un atteggiamento che definire pericoloso è forse un eufemismo. Un'altra cosa estremamente importante, non esiste il signor internet, l'ho visto su internet, l'ho letto su internet, l'ho sentito su internet, non esiste. Sapete bene che il concetto di internet è un'astrazione, perché la big internet, intranet, extranet, fate quello che dite, chiamatela come vi pare, è l'insieme delle reti che condividono uno stesso protocollo. Quindi da un punto di vista ontologico non esiste un oggetto che è superiore alla somma delle sue parti. Stiamo parlando di reti che si interconnettono parlando la stessa lingua, con computer che parlano la stessa lingua. Tutto qui. Perché è importante questo? Perché nella progettazione non si può pensare di dover gestire integralmente l'internet. Una volta un collega avvocato mi disse, sai, ho messo internet in studio, e la mia risposta spontanea è stata tutta, perché questo è questa è la conseguenza di un approccio tecnicamente non rigoroso alla tecnologia. L'informatica ha una caratteristica che condivide con il calcio, chiunque pensa di essere in grado di parlarne. Non so se fra di voi ci siamo degli ingegneri strutturisti, però nessuno si minimamente pensa di cominciare a discettare di come si fanno i calcoli di resistenza di un pilastro e via discorrendo, perché è una materia tecnica, si riconosce per tale e quindi si dà il giusto credito al professionista che è qualificato per parlare di questi argomenti. In informatica questo non accade. Adesso può sembrare molto poco elegante, molto poco gentile dirlo, però è un dato di fatto.
gli esperti di informatica sono come il Chianti. Non c'è in Toscana una quantità di vigne sufficienti a produrre tutto ciò che viene venduto come Chianti. Allo stesso modo, mutatis mutandis, il concetto vale per l'informatica. Altro elemento, l'internet non è senza frontiere, non è assolutamente vero. Essendo un'astrazione, l'internet funziona nella misura in cui ci sono degli apparati e delle reti di telecomunicazioni che veicolano i segnali. Chi controlla l'infrastruttura fisica controlla l'internet. Chiedere informazioni alla Turchia, all'Egitto e ai vari paesi che ogni volta che hanno problemi di sicurezza interna o devono gestire dissensi politici e via discorrendo, non si preoccupano di andare a parlare con grandi piattaforme, semplicemente spengono le BTS e quindi tutta la potenza rivoluzionaria dei social network finisce in tempo reale. Nel libro che presenteremo domani racconto il caso di una singolare intersezione fra un progetto di ricerca dell'Università di Roma Sapienza e in particolare del professor Luigi Mancini. L'omonimia non è casuale con qualcuno che avete già sentito parlare, che insieme al suo gruppo di ricerca realizza un'applicazione per impostare sui cellulari un DNS diverso da quello imposto dall'operatore, e questa applicazione viene improvvisamente, acquisisce un successo clamoroso in Turchia, dove viene utilizzata in funzione antisistema. Non c'è nessuna relazione di causa-effetto fra le due cose. La disponibilità di quello strumento ha causato questa, l'occasione diciamo, era troppo ghiotta per non utilizzarla, e quindi gli attivisti politici turchi hanno provato ad utilizzare questa applicazione per aggirare i filtri imposti dal governo. Peccato che il governo avendo il controllo dei device, alla fine li ha spenti, o comunque ne ha ripreso il controllo, a dimostrazione del fatto che appunto questa differenza fra esiste una differenza fra il livello logico e il livello infrastrutturale. Se vi andate a vedere una cosa che non è più di moda, lo stack ISO-OSI che adesso ripeto del quale non si parla più perché non è cool, è tutto cloud, non è cloud, però se vi andate a guardare lo stack ISO-OSI, il punto è molto semplice: chi controlla il livello di trasporto controlla tutti quanti gli altri livelli, poi tutto il resto è noia, come cantava il down BGP di Facebook della settimana scorsa. Lì è andata giù la rete, si è finito il mondo. Appunto, la conseguenza, il corollario di quello che ho appena detto è che l'internet può essere controllata e spenta senza nessun problema, basta solo volerlo. Non so quanti di voi lo sappiano, ma dal 2019, dal settembre 2019, la Presidenza del Consiglio si è dotata del kill switch, cioè dello strumento giuridico che consente al Presidente del Consiglio di ordinare la disconnessione delle reti di telecomunicazione. Quindi anche in Italia abbiamo una cosa che gli Stati Uniti aveva durante la presidenza Obama già attivato. Ricordo scrissi un commento su Wired per questo. Alcuni luoghi comuni dal punto di vista puramente giuridico, perché ve ne parlo? Perché nella vostra attività, perché non è vero che gli ingegneri non possono fare nulla nel mondo della cyber security, non possono fare quello che normalmente uno si aspetterebbe, cioè fare il lavoro, con tutto il rispetto per chi lo fa, più operativo. Probabilmente non so quanti di voi siano in grado di fare malware analysis o di fare reverse engineering su codice, quindi attività di tipo più diciamo immediato e diretto. Ciò non toglie però, come vedrete, che c'è un ruolo, è un ruolo importante per l'ingegnere. Quindi il primo messaggio è: cominciamo a capire ruoli e responsabilità. Nel momento in cui i vostri ruoli e le vostre responsabilità afferiscono a una componente più elevata
rispetto all'attività operativa, dovete necessariamente confrontarvi con le norme. D'altra parte, fra certificazioni e normativa varia, sicurezza sul lavoro piuttosto che antincendio e via discorrendo, chiunque di voi opera nel mondo della progettazione già deve avere una certa dimestichezza con determinate categorie. Ecco perché è importante che abbiate alcuni punti fermi sull'interazione fra diritto e tecnologia della sicurezza. Non è vero che la tecnologia è più veloce del diritto. Le norme che abbiamo da sempre sono state ampiamente in grado di gestire situazioni di tipo tecnologico, solo che una, in parte per ignoranza, in parte per calcolo politico, è molto più comodo emanare nuove norme che non applicare quelle che già abbiamo. L'applicazione concreta è, tanto per dirne una, il regolamento sulla protezione dei dati personali, che sicuramente si candida ad essere premio Oscar per la burocrazia e la complessità inutile, perlomeno nel modo in cui viene applicato. Un altro tema sul quale sto scrivendo un nuovo libro, che forse presenteremo alla prossima edizione di Expo Security, se mi inviteranno ancora dopo questo intervento. Non è vero che la tecnologia crea nuovi soggetti giuridici. La cosiddetta intelligenza artificiale, che è molto poco intelligente e molto artificiale, è semplicemente un oggetto che aumenta il grado di indipendenza dell'automazione di una macchina, ma non la trasforma in un essere senziente in grado di prendere decisioni nel senso giuridico del termine. Per chi è interessato, andatevi a vedere l'esperimento della Chinese Room del filosofo John Searle per capire la differenza dell'approccio fra l'approccio funzionalista, che dice se si comporta come un essere umano allora è un essere umano, se è intelligente come un uomo allora è se sembra intelligente come un uomo allora è intelligente come un uomo, e invece un approccio basato sul concetto di manipolazione la manipolazione simbolica. Il problema è che le macchine maneggiano simboli senza capire il loro significato. Questa è la differenza fondamentale. Ed è il motivo per cui parlare di intelligenza artificiale in termini di soggettività giuridica è una cosa che non ha semplicemente senso. L'internet propone problemi di giurisdizione perché l'internet è senza frontiere. Non è vero, torniamo al discorso di prima. Il fatto che gli stati controllano le reti di telecomunicazioni significa che le dogane, chiamiamole elettroniche, esistono. E d'altra parte, provate a collegarvi a Netflix USA per vedere qualche serie americana e scoprirete che le frontiere esistono anche nel livello più alto dello stack ISO-OSI, perché la geolocalizzazione su IP è una cosa che oramai si pratica senza problemi per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti d'autore. Quindi anche questo concetto che internet di senza frontiere, c'erano solo i giochi, per chi ha un'età sufficiente da ricordare la trasmissione di Ettore Andenna. La tecnologia, a differenza del passato, ha cambiato la società. Questo forse è il falso storico più clamoroso, perché l'impatto della ruota nell'evoluzione umana probabilmente non è stato ancora raggiunto da nessuna tecnologia. Forse la genetica ci porterà ad un reale salto di cambio sociale, ma non è affatto vero che le tecnologie dell'informazione hanno avuto un impatto così rivoluzionario come mai si è visto nella storia dell'uomo. L'ultimo tema, l'ultimo luogo comune, è che abbiamo bisogno di un'etica delle tecnologie. È vero, ma è del tutto irrilevante, perché l'etica attiene al momento della negoziazione politica fra interessi contrapposti. Una volta che questo conflitto etico è consacrato in un accordo, cioè in una legge, è perfettamente inutile porsi il problema se la legge sia giusta o sbagliata, perché il giusto o lo sbagliato sono categorie che afferiscono a Montecitorio, non al tribunale, per essere chiaro. Quali sono i pericoli? Le scorciatoie
causate dalla inadeguatezza normativa, e ripeto, il GDPR è il, forse la norma che più di altre rappresenta questo, questo archetipo, le scorciatoie sono tali da creare una frammentazione nell'interpretazione della legge che rende difficile capire quali sono i parametri tecnici da incorporare in un progetto. Questo ha come effetto la balcanizzazione del sistema normativo, lo abbiamo visto in questi ultimi tempi, con la, in questi ultimi due anni, con l'uso dei DPCM e delle FAQ da parte delle, del governo. Ci sono decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che mettono in dubbio, adesso però non voglio parlare di questo, però per dirvi che mentre prima del Covid avevamo tutto sommato una gerarchia abbastanza strutturata del chi può fare cosa in termini di atti normativi, adesso le necessità pragmatiche di gestione della, della pandemia hanno scardinato questo, questo sistema, il che ci porta alla reinvenzione della ruota, che è collegato un po' al discorso che facevo prima. Non abbiamo bisogno di nuove leggi, abbiamo bisogno soltanto di capire quali sono i fatti per poterli ricondurre a delle norme che già esistono. Il pericolo serio è la regolamentazione del caso singolo. Perché un pericolo serio dal punto di vista della progettazione? Perché se non posso standardizzare, non posso progettare, altrimenti vuol dire che ogni volta devo ricominciare da zero cambiando i parametri di partenza, e quindi questo amplia i tempi di esecuzione di un lavoro, la possibilità di misurare l'efficienza del lavoro e soprattutto il rispetto delle norme alle quali il progetto dovrebbe, dovrebbe rispondere. E l'ultimo punto è l'espansione incontrollata della soft law. Cos'è la soft law? La soft law è tutto quel substrato di interpretazioni più o meno ufficiali, più o meno esplicite, che in alcuni casi, e non posso andare oltre perché violerei il segreto professionale, si traducono anche in affermazioni del tipo: questa cosa non si può fare perché il noto soggetto X a margine di un convegno avrebbe detto che questa cosa non si può fare. È che in sintesi la legge di mio cugino, siccome mio cugino ha detto che, allora nonna. Se doveste progettare anche soltanto la casa di Barbie fatta di Lego sulla base del concetto "lo ha detto mio cugino", credo che al terzo mattoncino crollerebbe tutto senza il minimo problema. Veniamo al concreto. Qual è il tema della sicurezza? Il primo tema è quello della differenza fra realtà e percezione. Quanto è realistica la necessità di sicurezza che avvertiamo? Attenzione, questa parte qui, che è una parte un po' di, diciamo, di sistema, è quella che vi dà le coordinate per fare il lavoro di ingegneri, cioè per capire quali sono gli obiettivi da raggiungere e per avere un percorso mentale che poi vi porta a valutare le caratteristiche di un progetto. Percepiamo tutte le necessità di sicurezza? Quanto è disturbata la nostra percezione del tema sicurezza? Dalle nostre convinzioni ideologiche, culturali, politiche, dalla nostra esperienza professionale? Il punto è, riprendendo una frase del filosofo Bergson, che l'occhio vede solo quello che la mente è preparata a comprendere. Questo è un punto centrale. La sicurezza non è semplicemente selezionare un po' di caselline, perlomeno la sicurezza informatica, selezionare un po' di caselline su un'interfaccia. Se io non mi rendo conto, e torniamo al down di Facebook, qual è la conseguenza del gesto che sto facendo e sto semplicemente applicando le fantomatiche checklist, il risultato è che 99 volte su 100 magari mi va bene, quell'unica volta che quella checklist non avrei dovuto seguirla, spengo tre quarti della rete mondiale. Il passaggio successivo è identificare il bisogno. Che tipo di sicurezza ci serve? Ci serve una sicurezza legata a un contatto diretto con la minaccia, e quindi abbiamo bisogno di un qualcosa o di un qualcuno che operi interdittivamente nei confronti della minaccia? Abbiamo bisogno di una sicurezza delegata a strutture terze, possibilmente istituzionali? Oppure abbiamo bisogno di una sicurezza esclusivamente tecnologica e automatizzata? Le variabili in realtà sono molte di più, ma queste tre prime
categorizzazioni vi danno un'idea, e se ci pensate, di quanto possa differire la progettazione, quindi il momento di pensiero sulla scelta di una infrastruttura di sicurezza IT, che mi ostino a non chiamare cyber security. Altro elemento, soddisfare il bisogno. Che cosa siamo disposti a fare e quanto siamo disposti a pagare per ottenere sicurezza? Se avessimo un budget illimitato, potremmo fare quello che vogliamo, ma sapete bene che, specie in un contesto aziendale, questo non è così. Dove riesco a porre l'incrocio fra spesa e risultato atteso e interesse? Sulla base di quali criteri? Ma soprattutto il mio management o il mio finanziario, che è quello che poi alla fine decide quanto mi vuole dare di budget, come faccio a convincerlo? Sulla base di quali argomenti? Perché il tema non è legato esclusivamente a una questione di costi economici, perché è importante capire qual è l'attitudine dell'azienda, del management, e quindi non necessariamente del security manager, rispetto al tema sicurezza. Perché questo? Perché non esiste un unico modello organizzativo per la progettazione della sicurezza IT, perché ciascun modello, come scrivo nel secondo bullet point, si integra con gli altri e quindi va applicato dinamicamente in funzione dei singoli casi. Ecco perché, e siamo arrivati al punto, non è vero che quello che ho detto all'inizio, cioè che gli ingegneri non possono fare nulla nella sicurezza IT, perché possono avere un ruolo centrale, possono progettarla. Qui mi perdonerete se adesso entro in un settore che non è il mio, perché non spetta certo un avvocato dire agli ingegneri come si fanno i progetti. Ed è il motivo per cui, invece di dirlo io, lo faccio dire a Bruno Munari, che, se avete studiato un po' di storia del design o in generale di storia della progettazione, sapete essere stato un gigante, non soltanto nel mondo del design, ma anche nel mondo della didattica, della pedagogia. C'è un libro, Le macchine di Munari, che è bellissimo, un libro per bambini. È un personaggio veramente rinascimentale dal punto di vista della varietà dei suoi interessi culturali e soprattutto delle capacità. In un libro bellissimo, si chiama Da cosa nasce cosa, e il titolo può essere letto a più livelli, enuncia proprio all'inizio le caratteristiche di un progetto, che sono paradossalmente del tutto antitetiche a quello che succede in informatica. Progettare è facile quando si sa come si fa. Può essere banale come affermazione, ma se pensate alla vostra esperienza professionale e alle volte nelle quali vi siete trovati di fronte delle persone che pretendevano di progettare senza saperlo fare, sapete che questa non è un'affermazione da così di poco momento. Il che ci porta al secondo punto: non è bene progettare senza metodo. Forse l'arte si può praticare in questo modo, e non è nemmeno vero, perché è vero che quando Picasso ha fatto Guernica ha dipinto una cosa fuori da qualsiasi canone, ma è anche vero che Picasso sapeva disegnare i cavalli, e come saprete il disegno del cavallo e il disegno delle mani sono le due sfide che qualsiasi pittore deve superare per potersi qualificare come tecnicamente in grado. Il che ci porta al terzo punto: progettare in modo creativo non vuol dire fare le cose e poi succede qualcosa, vediamo che cosa succede, perché altrimenti, invece di essere un progettista professionista, siamo quello che Munari chiama progettista romantico, un soggetto che ha un'idea geniale e che cerca di costringere, di piegare la tecnica a realizzare qualcosa. Cerca di realizzare qualcosa che non ha nessun senso dal punto di vista tecnico, ma questo qualcosa viene pensato esclusivamente in funzione della sua efficacia estetica. In un'altra parte del libro, Munari evidenzia chiaramente che design non è un qualcosa di astratto dalla funzionalità. Facciamo alcuni esempi di che cosa vuol dire progettare. Ecco qui, nella slide di sinistra, cioè vedete in tutte e due, non si vede? Si è spostato. Ecco.
Io non faccio commenti, però immagino siate immediatamente in grado di capire quali sono i problemi evidenziati da queste due slide. Qualcuno fa, progetta il posizionamento di un asciugamani elettrico e si scorda della presa. Questo è il bagno del Tribunale di Pescara. Dall'altro lato si mette il rompere in caso di emergenza, salvo poi sotto dire non rompete perché se rompete suona. È un'università nella quale ho insegnato. Questi non sono necessariamente, sicuramente, non voglio dire discepoli di Munari, ma nemmeno hanno la minima idea di quello che vuol dire progettare. Eppure sono quelli che hanno preso le decisioni che hanno portato a questi due esempi. Adesso è chiaro che queste due immagini sono qui esclusivamente come effetto retorico, però presumo che trasmettano in modo chiaro il messaggio che intendo dare quando parlo della importanza di affidare i progetti a chi è a chi ha studiato ed è preparato ed è professionalmente legittimato a progettare. Vado rapidamente al punto perché altrimenti veramente il tempo è tiranno. Quali sono gli obiettivi che dovremmo perseguire quando ci occupiamo di sicurezza? Dovremmo innanzitutto preoccuparci di sistematizzare e proteggere il patrimonio di conoscenza, il know-how che il codice della proprietà industriale protegge a condizione che sia formalizzato e circondato da adeguate misure di sicurezza, altrimenti il know-how del quale si legge nel non disclosure agreement non vale assolutamente niente. Abbiamo un problema di controllo sull'accesso alle informazioni e alla loro condivisione, sulla loro attendibilità, insomma tutto quello che normalmente si trova nelle slide commerciali dei prodotti di sicurezza. Gli obiettivi sono reali, il punto è capire come li realizzo e molto probabilmente non basta comprare del ferro, perlomeno questo è quello che per anni ci siamo ripetuti. Sto cominciando a cambiare idea, ma di questo poi ne parlerà Stefano Chiccarelli nel suo intervento. L'altro tema fondamentale che non viene fatto mai, specie nelle analisi del rischio legate al mondo dell'informatica, è l'identificazione delle minacce, perché le minacce sono quelle che vengono rilevate dalle statistiche diffuse dai vendor. Nel 2020 gli attacchi più diffusi sono XYZ, guarda caso il mio prodotto è quello che appositamente risolve il problema. Non è sempre così, ci sono dei dati che tutto sommato hanno una loro ragionevole attendibilità, però il punto è che la minaccia non è un concetto tecnologico, è un concetto umano. Se io sono un laboratorio di ricerca genetica che fa attività di sperimentazione animale, le minacce sono costituite dai fronti estremisti animalisti, che sono del tutto innocui rispetto a chi si occupa di coltivazioni, di genetica e agricoltura, ad esempio. Lo stesso discorso, se io sono una società finanziaria, probabilmente le minacce sono costituite dalla criminalità organizzata. Quindi non ha senso preoccuparsi della minaccia dal punto di vista esclusivamente tecnico. Chi sono quelli che premono il bottone? Questo è un discorso che non troverete fatto mai in nessuna analisi del rischio. C'è un altro tema, non so, qualcuno di voi si occupa di modelli organizzativi 2-3-1 dal punto di vista tecnologico? Comunque un tema molto serio quando si parla di sicurezza in azienda è quello della interazione fra i doveri di protezione degli interessi aziendali e l'obbligo legale imposto dal decreto legislativo 231 del 2001 che prevede la responsabilità penale dell'impresa di non ostacolare le indagini dell'autorità giudiziaria. Se io penso ad una impostazione di sicurezza totale, vuol dire che faccio in modo che nessuno possa per nessuna ragione mettere le mani sui miei sistemi e sulle mie informazioni. Ma questo potrebbe tradursi nella ostruzione alle attività di indagine di un pubblico ministero.
Quindi se vi chiamano a progettare un modello organizzativo 231 o se siete parte di un gruppo che deve fare questo lavoro, questo è un tema che dovete tenere presente quando andate a fornire la vostra valutazione sugli strumenti tecnologici da utilizzare. L'altro fattore da tenere in considerazione è stabilire i metodi. Anche in questo caso, come nel caso degli strumenti, la dimensione e l'organizzazione aziendale dettano i parametri. Se stiamo parlando di multinazionale ci sono determinati budget, determinate necessità. Se parliamo di un'azienda grande ma magari di tipo locale, le logiche sono totalmente diverse. Ultimo tema molto delicato: ha senso dotare l'azienda di certificazioni di sicurezza? In termini estremamente pragmatici, se l'azienda deve partecipare ai concorsi pubblici, sì, altrimenti perché le certificazioni di sicurezza sono richieste? Altrimenti le certificazioni molto spesso diventano dei pezzi di carta, quelle sulla sicurezza delle informazioni, che non vengono realmente alimentate nella loro prassi e quindi perdono significato. Quindi nel momento in cui siete coinvolti in un processo di certificazione o nella scelta se aderire o meno ad una certificazione, la prima domanda che dovete farvi è: uno, a cosa mi serve? La seconda domanda è: sono disposto a fare sul serio quello che la certificazione mi richiede? Le due domande non sono necessariamente collegate. La scelta del modello organizzativo, anche qui possiamo declinare il tema in molti modi, ma sostanzialmente possiamo ridurre il tutto a tre ambiti. Il primo modello è quello della fortezza. C'è un ponte, magari un ponte levatoio, che è l'unico punto dal quale si entra. Tutto il resto, c'è il fossato, c'è l'acqua, ci sono i coccodrilli, ci sono le sentinelle sui merli che buttano l'olio bollente, quindi è un concetto di sicurezza di tipo fondamentalmente interdittivo e afferisce alla nozione di sicurezza perimetrale. Il deterrente è immediato, perché se mi trovo di fronte alla fortezza spagnola dell'Aquila e qualcuno mi dice devi entrare là dentro e non hai niente e non hai strumenti, qualche dubbio magari mi viene e forse potrei cercare un lavoro meno impegnativo. Però il punto è che la sua vulnerabilità fondamentale è che funziona fino a quando i muri tengono. Se per qualche ragione il castellano ha deciso di farsi il tunnel per uscire di nascosto dal castello, se ci sono altri punti che si basano esclusivamente sulla segretezza della loro esistenza o magari ci sono dei difetti di progettazione nel perimetro della fortezza che vengono scoperti dall'attaccante, tutta questa manifestazione di potenza non serve più a nulla. Senza un sistema di rilevazione delle intrusioni, quindi, non c'è la possibilità di accorgersi dell'attacco. Un altro effetto negativo, se vogliamo chiamarlo così, del modello basato sulla fortezza è che necessariamente è altamente proceduralizzato e si presta poco a interagire con l'esterno. Il modello della fortezza ideale è il cavo bancario, una roba sotterrata con una porta di acciai speciali, leghe di acciai speciali larga un metro, un po' come si vede nei film quando il cattivo di turno entra nel suo cavo. È sicuramente un modello reso altamente inefficiente dalla diffusione delle piattaforme cloud. All'altro estremo c'è un modello basato sul concetto di aeroporto. Chiunque di noi ha l'esperienza di un aeroporto, è una zona nella quale sostanzialmente si circola senza troppi controlli, ogni tanto si vede qualche poliziotto in divisa, qualche operatore della sicurezza aeroportuale, ma nella sostanza non abbiamo la percezione di un controllo così netto. Però se succede qualcosa, quando succede, vedrete che immediatamente i protocolli di sicurezza aeroportuali prevedono l'intervento immediato. Quindi in questo senso un modello basato sul concetto di sicurezza aeroportuale applica il concetto di intrusion detection and reaction. Opera in modo trasparente, questo è un altro fattore che milita a favore di questo approccio, che è molto più intenso dal punto di vista delle risorse, ma concettualmente è più adatto a una interazione con il resto del mondo. Può essere esternalizzato.
con i servizi di Managed Security Services. Non è necessariamente un male, ma non è necessariamente un bene, perché dipende quanto vi fidate sul serio del vostro fornitore. Tant'è che può essere, e normalmente è così, incluso nei servizi del cloud provider. E lì la parola passa dagli ingegneri agli avvocati, perché in questi casi la cosa fondamentale è il contratto di servizio. Penali, SLA e cooperazione nella gestione degli incidenti. Poi c'è un modello basato sulla close protection. Letteralmente prendo una persona, un professionista della security, me lo metto a fianco, la cosiddetta guardia del corpo, che in modo mirato controlla tutto quello che accade attorno a me. Questo approccio è basato sull'idea di consapevolezza situazionale. Non posso avere un modello di sicurezza IT, ma non posso avere nessun modello di sicurezza in generale se non mi rendo conto di quello che mi succede attorno. Pensate a quante volte vi capita di camminare in giro per le città, magari dove vi trovate a lavorare, continuando a guardare LinkedIn o WhatsApp, senza rendervi conto di che cosa avete attorno. Siete il paradiso di scippatori e delinquenti di varia natura. Stesso discorso se riportiamo il concetto ad una infrastruttura IT. Se non ho una sicurezza, se non ho una consapevolezza situazionale di quello che sta succedendo nel mio ecosistema, difficilmente riesco a rendermi conto con il dovuto anticipo che sta per succedere qualcosa. E se non me ne rendo conto, non posso reagire. La base dei sistemi di intrusion prevention, non faccio nomi di piattaforme, ma le conoscerete sicuramente, basate appunto sulla rilevazione di comportamenti anomali di macchine, quindi sui fingerprint delle singole macchine, adottano questo concetto. Quali sono le controindicazioni? Non si può spegnere il cervello, così come se fino a quando sono in giro devo rendermi conto di dove mi trovo. Nel momento in cui utilizzo un modello basato sulla consapevolezza situazionale, devo essere sempre al massimo livello di percezione e reattività. Le mie sonde devono essere le più avanzate possibili. Torniamo alla frase di Bergson: l'occhio vede quello che la mente è preparata a comprendere. Devo saper riconoscere le minacce. E questo inevitabilmente significa che non possiamo necessariamente affidarci a sistemi di rilevazione automatizzata, perché la minaccia che passa è quella che il sistema non è in grado di riconoscere. E nessun sistema potrà mai sostituire l'intuito e la capacità di un professionista della security adeguatamente formato. Il che non vuol dire prendere la medaglietta di plastica in questo o in quel corso, ma essere parte di un mondo fin da quando si era bambini. E in questo senso l'invito è evitare di pensare che facendo dei corsi tecnici ci si possa mettere a livello, cioè se non avete studiato, voglio dire, questa materia da anni, se non avete vissuto l'evoluzione del settore, l'evoluzione delle minacce, se non conoscete l'ecosistema criminale e non criminale di questo ambito, non c'è nessun master, nessun capture the flag, nessun corso di alta specializzazione che vi metterà a livello dei vostri interlocutori. Imparate a gestirli, quello sì, quello si può fare. Imparate a integrarli in un progetto di sicurezza, questo è fondamentale, ma lo dico in termini molto espliciti, levatevi dalla testa di poter essere competitivi rispetto a chi professionalmente fa il delinquente in questi settori, è una partita persa. Vado sostanzialmente all'ultima parte delle slide, che è quella della criticità dei servizi SaaS e cloud, perché sono quelli che vanno di moda al momento, fino a quando il marketing tecnologico non si inventerà qualche altra cosa. E le maggiori criticità del cloud sono sostanzialmente il fatto di essere ostaggi del fornitore. Faccio solamente due esempi, Google e Huawei, e questo magari meno conosciuto, Adobe e lo Stato venezuelano.
nel 2017 il presidente Trump, sulla base delle sanzioni applicate al Venezuela, ordina, fra le varie cose anche ad Adobe, di bloccare il funzionamento dei servizi Creative Cloud, per cui il Venezuela di colpo si è trovato senza la disponibilità, tutte le persone che utilizzavano servizi cloud, anche di questo parlo nel libro che presentiamo domani, si sono trovate di colpo private della possibilità di utilizzare degli strumenti di lavoro. Poi Adobe ha negoziato una esenzione, la cosa si è risolta, però concettualmente parlando, nel momento in cui utilizziamo servizi cloud, per di più forniti da soggetti extracomunitari e come tali non soggetti, passatemi il gioco di parole, alla giurisdizione italiana, ma al contrario soggetti alle necessità politiche o geopolitiche di altri stati, ciò che conta è l'interesse dello Stato nel quale questi fornitori sono stabiliti, non l'interesse dello Stato nel quale operano i clienti. Quindi la scelta del fornitore di servizi cloud non è così neutra. Lo stesso discorso vale per la scelta di determinati servizi di endpoint security, che richiedono ancora una volta una integrazione fra quello che installo su client della struttura, il rivenditore che gestisce la console per l'aggiornamento degli antivirus o di qualsiasi altra cosa, e il produttore che a casa sua ha il motore che gestisce tutta l'attività reale di sicurezza. Non pagate la licenza, la sicurezza scompare. Il produttore esce fuori dal mercato, la vostra sicurezza scompare. Adesso non sto dicendo che si deve ritornare all'antico o alla legge di Spafford, che quel professore della Purdue University che diceva che l'unico computer sicuro è quello spento, staccato in un bunker sotterraneo, circondato di gas nervino e protetto da guardie armate, e anche in quel caso non mi fiderei ad affidargli la vita. Non dico di tornare a quel modello, però avere la consapevolezza di quello che significa, di quali sono i rischi operativi del ricorso indiscriminato a servizi cloud è comunque importante. Ho terminato, termino facendo soltanto riferimento all'esistenza di alcune tecnologie open source. VeraCrypt è un software per la cifratura, Tutanota è un provider tedesco che offre servizi di anonimato totale nell'invio di email, Jitsi è un sistema una piattaforma libera di videoconferenza, VirtualBox lo conoscerete, come anche PFSense. Questo per dirvi cosa? Che un'alternativa in tutti i casi in cui è possibile è costituita dall'impiego di piattaforme open source. L'internet esiste perché esiste l'open source, perché se non ci fossero stati Linux, se non ci fosse stato Apache e via discorrendo, una gran parte di quello che oggi continuiamo ad utilizzare semplicemente non esisterebbe. Io ho terminato, mi scuso di aver abusato della vostra pazienza. Qui trovate eventuali le informazioni di contatto, se siete interessati a leggere le cose che scrivo, sapere le cose che faccio. Sono solo su LinkedIn e non su altri social network, perché ci avrei anche una vita nel frattempo. Grazie per la pazienza.